qui, c'è, qui c'è, che... c'è casino, c'è eh confusione. Sì, ma giustamente, penso. Ma è così, è questa bella l'atmosfera, insomma, che si sta creando. Qui a San quando tornano le vibrazioni. Eccoli! Grandi, più carichi di prima. Uno per volta si sente meglio, non vorrei dire. Forse hai ragione tu, hai ragione! Questo. Per alzata di mano. Allora, vai, allora, Sarcina chiede grandi, la parola. No, scusa. No, niente, alle 15:29 in diretta da Sanremo su RTL 102.5 con la Zacche, la Gentile, le vibrazioni, fino a cui ci siamo arrivati. Ci siamo, sì. Stile. E allora, la notizia del giorno è che stasera vi esibirete? Sì. Per ultimi. Per ultimi. Ecco. Headliner, siamo come headliner. L'avete presa questa è la notizia del giorno, però. È la notizia del giorno. È la notizia del giorno. Allora, da un punto di vista va bene, nel senso che uno si riposa. Poi ti svegli, ma ti svegli e vai al palco questo discorso con la voce fresca, con la voce fresca. Sì, dall'altra vabbè, sì, magari tutti quelli che volevano vedersi, soprattutto le zie, le nonne, così che fanno le ore piccole, magari mettono la sveglia. I bambini anche. Possiamo vedere l'inizio con loro. Cioè facciamo tempo, andiamo a Milano. No, andiamo a Milano, cioè l'inizio e poi torniamo. Insomma, si può, vabbè, capiremo cosa fare. Però questo vuol dire che se siamo ultimi oggi, domani saremo e primi. Certo. Non lo so, non è detto. Magari ci mettono ultimi anche domani. E questo sarà. Dice, però... no, ci sono piaciuti per ultimi. Posso, erano lucidi. Posso fare un appello? Vai. Allora, abbiamo avuto occasione di sentire anche le canzoni degli altri cantanti. Sì, sono belle, devo bravo, dire. Perché consiglio il pubblico ad ascoltare le canzoni del fino festival. Alla fine, esatto. Fino almeno al penultimo. Poi ci siamo noi, vedete voi. E li però potete chiudere perché tanto l'abbiamo già messo in rete. Non è assolutamente basso. No, ma è una bella cosa quella che hai detto, è vero, perché sono tutte canzoni splendide e devo dire che via via che noi addetti, insomma, che giornalisti eccetera le ascoltano, il parere è unanime e anche tra voi colleghi, sono tutte belle. Sì, assolutamente sì. No, soprattutto bello. Quelle delle band mi piacciono molto, a me personalmente. Ma facciamo dei nomi, no? Possiamo, avete una preferenza? Sono quelle quattro. Ognuno ha la propria, cioè Garriccia Stato Sociale, i Decibel. Poi lui è tornato da poco, l'ultimo nome. Le band, fa piacere. Olors, bellezza. Ragazzi, pezzone. Cioè questo dico, le band Deida arrivano di carisma. Deida, controbatti Garriccia, vai. Ha detto tutti i gruppi, non posso. Fai, la band unita, vai. No, a me quello che ha detto Garriccia, io non sono d'accordo. Ok, d'accordo, okay. Si dissocia. Anche si le dissocia. Semi-band sono interessanti. I due. Le mezze band, sì, le mezze band. Tipo Diodato e Roy Paci, mi è piaciuto molto. È piaciuto bello molto. Anche a me. Ah, bello, no, sì, anche a me. Bel festival, ragazzi. Basta, Garriccia, però tu trovi. Scusa, come. Che gli è successo oggi a questo? Non so, perché noi abbiamo 8 minuti a testa. Perché lui si sveglia a quest'ora. Ah, ok. E poi, però, deve arrivare fino a notte fonda, insomma. No, ma si riaddormenta durante la giornata. Molto più tardi, cioè, tu crolli. Va bene. Quindi ragazzi, allora vi lasciamo andare a fare le prove. Abbiamo esaurito gli argomenti fare. Interessanti. La pendica del pomeriggio. Che vuol dire che c'è qualcuno di là che fa? Sì, fateli andare. Vabbè, restate ancora un po' allora. No, tanto ci becchiamo. Grazie, ragazzi. Vabbè, ci seguiamo stasera e poi ci becchiamo domani pomeriggio, che vogliamo sapere. Grande. Anche perché domani pomeriggio finalmente sentiamo la canzone. No, con l'occhiale scuro non riesco a vederti.